categoria studi e boutique legali e professionali, categoria diritto di famiglia. Il premio è Avvocato dell'anno, boutique di eccellenza diritto di famiglia. La motivazione: per la grande capacità di ascolto, la mediazione e la visione complessiva che consentono di formulare una strategia di intervento a breve e lungo periodo, per il costante aggiornamento e la preparazione professionale che garantiscono una continua crescita. Andiamo subito a vedere a chi va questo premio. A Stefano Grolla, studio legale Grolla. E naturalmente in collegamento con noi c'è lui, il titolare dello studio, Stefano Grolla. Ben trovato, avvocato. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Le chiedo subito, avvocato, naturalmente un commento, complimenti da parte nostra per il riconoscimento. E il commento è molto semplice, ringrazio le Fonti Awards per questo premio e il riconoscimento di questo premio internazionale per il secondo anno di seguito. Infatti anche l'anno scorso, come vedete, non so se è inquadrato, il premio come boutique d'eccellenza dell'anno, sempre in diritto di famiglia, e per me questo è un onore e un pregio per tutto il mio team e il mio studio legale. Lo vediamo il premio, anzi grazie per averlo messo proprio in evidenza, peraltro quindi una riconferma ancora più importante, no? Mi verrebbe da dire, avvocato. Certamente, questa riconferma mi fa molto piacere, specie in un anno come questo, il 2020, che ci vede tutti impegnati in una battaglia ben più grande della battaglia giuridica che ci vede impegnati quotidianamente nei tribunali e della battaglia contro il coronavirus. Noi siamo sempre vicini alle famiglie, anche in un momento così difficile da un punto di vista psicologico, e specie la tutela della famiglia, in particolare dei minori, per noi è sempre stato un must anche in questo momento difficile. Infatti, del 2020. Infatti, avvocato, abbiamo letto proprio nella motivazione, insomma, al di là della strategia più di puro business, mettiamola così, ci vuole tutt'altro in questo momento, cioè ci vuole sempre ovviamente quando si ha a che fare con le persone, ma è stato messo in evidenza la grande capacità di ascolto, ad esempio, no? Quindi un insieme di questioni che ancora di più devono essere ben presenti, ben salde in una mission che si rispetti. Sì, la mission mia personale e in particolare di tutto il mio team è proprio quella dell'ascolto. Noi abbiamo e partiamo da un approccio diverso nell'affrontare le problematiche inerenti al diritto di famiglia. È un approccio di natura psicologica. In effetti, quando si presenta una situazione difficile, un cliente viene a bussare alla nostra porta, prima capiamo se è in grado di sopportare quello che è il peso di un giudizio e di una causa in tribunale. E quindi il nostro approccio è proprio quello di preparare il soggetto da un punto di vista psicologico, morale e di tutto quello che gli capiterà dopo, nell'estrema tutela soprattutto dei minori. Ecco, avvocato, lei giustamente sta parlando al plurale, anche se il premio è andato direttamente a lei, ma parla al plurale perché insomma, vuole includere in questo premio tutto il suo team, vero? Certamente, io posso solo che ringraziare il mio team per il supporto professionale e l'impegno profuso in questi anni e soprattutto in questo ultimo anno. E grazie anche a loro sono riuscito ad ottenere questo riconoscimento in maniera consecutiva per 2 anni. E sicuramente affrontare il diritto di famiglia non lo si può fare da soli, ma è importante un team non solo di avvocati, ma soprattutto di psicologi e psicologi forensi. Io farei entrare il mio staff, la dottoressa Chiara Albanese, l'avvocato Fiorentina De Rosa, l'avvocato Giorgia Pizzoli, l'avvocato Erika Magnabosco e la dottoressa Beatrice Loato. Ecco. Vedete, un team al femminile, ma noi sappiamo benissimo che le donne
sono un punto di forza per ogni situazione di lavoro e professionale, e io sono fiero delle mie avvocatesse, perché hanno dato lustro e professionalità a tutto il mio studio e anche ai casi che abbiamo affrontato in questo 2020. Guarda, avvocato, con questa immagine non si potrebbe aggiungere nient'altro, è come se avessimo una per una ascoltato anche naturalmente tutte le componenti del suo team, e il ringraziamento e i complimenti naturalmente da parte nostra vanno a tutte loro e a lei, avvocato, che comunque è riuscito a costruire tutto questo, insomma, non a caso stiamo parlando di eccellenze, quindi complimenti a tutti e grazie per essere stati con noi. Io vi ringrazio e ho un auspicio da proporvi. Confido che il triplete, per usare un termine calcistico, sì, verrà poi sicuramente affrontato di persona, e spero di ritirare il premio anche per il 2021 presso i vostri galà che tanto ci mancano. Guardi, la ringrazio tantissimo, perché l'auspicio che noi tutti delle fonti facciamo sempre, no? Poi non lo ripetiamo ogni volta, ma insomma è abbastanza lì sempre in superficie, quindi ringrazio per essersi fatto portavoce di questo ottimo augurio, e vedrà che sarà così. Insomma, intanto godetevi questo premio, complimenti ancora. Grazie e un saluto a tutti, e in bocca al lupo per questa sfida che ci attende per la fine del 2020. Assolutamente, viva il lupo e ancora complimenti, arrivederci.